9 scudetti, 2 coppe delle coppe, 2 coppe Italia, 2 coppe dei campioni e una supercoppa europea. Con un allenatore che nel suo cursus honorum annovera tutti questi trofei, la Carpisa Yamamay Acquachiara punta anche lei allo scudetto di Serie A1 e all'Olimpo della pallanuoto napoletana e italiana. Paolo De Crescenzo, storico allenatore del grande Posillipo degli anni 80-90, è infatti il nuovo allenatore del sodalizio di Franco Porzio, che di quel Posillipo fu il capitano. I due si ricongiungono, questa volta in ruoli diversi. La stessa, diciamo, naturalezza che esisteva prima, quando io ero il suo tecnico, il suo allenatore, lui era un giocatore. Alla base c'è il rapporto, poi tutto ciò che definisce il ruolo e sovrastruttura, l'importante è ciò che c'è dentro nel rapporto. Il nuovo allenatore, che si era ritirato nel 2007, è stato presentato questa mattina nella piscina della Mossa d'Oltremare dal presidente dell'Acquachiara Franco Porzio e dall'assessore allo sport del comune di Napoli Giuseppina Tommasielli. Nel mese di settembre, l'ultima settimana di settembre, la Mossa d'Oltremare sarà teatro di grandi eventi sportivi a carattere internazionale e nazionale, con la Coppa dei Campioni che si disputerà in questa struttura e a seguire il sabato e la domenica anche la Coppa Italia. Quindi, come avevamo detto nel mese di giugno all'apertura della Mostra Oltremare, questa struttura sarà grande struttura per eventi sportivi e per sport ad altissimo livello.